Cari amici, bentrovati a questa nuova puntata di Non se ne parla neanche. Io sono Stefano. Io sono Max. E in regia Valentina. Oggi è con noi Sonia Cenceschi, ricercatrice presso il Servizio di Informatica Forense della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. Sonia è specializzata in analisi digitale della voce umana e lavora anche come perito audio per tribunali e forze dell'ordine in Italia e in Svizzera. Sonia, benvenuta tra noi. Grazie, grazie mille dell'invito. Innanzitutto, Sonia, tanto per capirci... Dici bene, Max, di cosa si occupa un perito fonico forense? Esatto. Allora, la risposta è molto ampia, nel senso che perito fonico forense in Italia comprende una grande varietà di compiti. Di base, tutti coloro che si definiscono periti fonici forense in Italia e che al momento non sono... inquadrati in nessun ordine, si occupano di analizzare registrazioni audio per quanto concerne diversi aspetti, quindi da un punto di vista vocale, perché la maggior parte delle domande riguardo alle registrazioni in ambito forense, poi dirò quali sono, riguardano la voce, però anche altre attività che dipendono molto dal singolo caso. Ad esempio, io sono un ingegnere. A volte mi viene chiesto di rispondere a domande del tipo: il microfono è stato spostato? Adesso è ovvio che è molto difficile definire una cosa del genere se non si hanno indizi ambientali, ma questi indizi possono essere dentro la registrazione e in realtà si estrapolano sul momento, si osserva, si ascolta con attenzione. Io ho potuto farlo su un audio di 4 ore una volta perché c'era un orologio, mi sono accorta che c'era il ticchettio di un orologio. Questo ticchettio, per mia fortuna, era presente sempre con la stessa intensità, stessa scansione, su tutte le 4 ore. L'ho potuto estrapolare con dei filtri e sono andata a misurare l'intensità. In sostanza quel microfono era sempre stato in quel posto, sempre fisso. Quando ho chiesto, ma era in una cucina? Sembrava una cucina perché c'erano anche delle frequenze che facevano parte, probabilmente facevano pensare a un frigorifero. Sì, sì, era in cucina. C'era un orologio? Sì, c'è un orologio appeso al muro. Ok, allora il microfono è rimasto lì. Però è un caso, ecco, questo è un caso un po' particolare. C'è tanta ricerca che viene applicata in maniera molto limitata riguardo ai colpi di pistola, ad esempio, rumori ambientali e così via. Il 99% delle attività del fonico forense riguardano la voce. Sono tante le attività, quindi noi diciamo perito fonico, ma all'interno sì, c'è una macro divisione che possiamo, come dire, definire divisa in linguistica, sezione linguistica, sezione ingegneristica, ecco. Quindi chiunque può diventare perito fonico forense? Oggi in Italia chiunque, in realtà, svegliandosi al mattino, può studiare per diventare perito fonico. Ma cosa studiare? In realtà, non essendo normato, può presentare un curriculum che viene valutato poi dal singolo tribunale per registrarsi presso il tribunale come trascrittore o, come me, fare richiesta per aprire una sezione apposita del tribunale, in questo caso nel tribunale penale, che però verrà valutata come un singolo caso, perché è un po' un'eccezione, non siamo regolamentati. Questo significa che chiunque, anche se ad esempio esiste un albo per i trascrittori, questo solo per quanto riguarda le trascrizioni, chiunque può fare il trascrittore, perché basta essere madrelingua italiana e avere la terza media al momento. Un ambito di attività è quello di trascrivere. Il perito fonico è anche trascrittore molte volte, tutta la situazione è abbastanza confusa, magari si definisce trascrittore e poi il giorno dopo lo definiscono perito fonico. Tante attività del perito fonico riguardano la comparazione vocale, quindi dire se la voce contenuta in un'intercettazione è o meno quella di un sospettato o appartiene a qualcuno tra una rosa di sospettati. Questo è già meglio, perché è un po' più facile andare per esclusione, perlomeno. E questo apre un capitolo a parte riguardo a che cos'è la comparazione vocale, come viene svolta. Oppure, non so, domande del tipo: che età ha? E questo è molto difficile, però a volte si può comunque dare una forbice, un range. Che età ha la persona che parla? Di che sesso è? Perché le registrazioni sono veramente molto molto deteriorate. Diciamo che la macrodivisione degli audio nel forense è tra registrazioni telefoniche e registrazioni ambientali. Poi ci sono quelle dei Trojan, quindi prese comunque ambientali, presi dal computer e così via. Però la macrodivisione è questa, e quelle telefoniche già sono fortunate,
sono comunque telefonate, quindi sono comunque file compressi, oppure audio di WhatsApp, audio provenienti da social network, social media, quindi compressi di bassa qualità, però perlomeno in quelli lì il rumore è abbastanza limitato. L'audio forense è complicato perché tratta la voce, ma tratta la voce in contesti che sono per lo più rumorosi, quindi l'intercettazione vera e propria è presa non in una cabina silente, ma in mezzo a un ristorante mentre la gente parla e il sale viene sbattuto e magari viene accesa la radio, quindi le condizioni sono veramente estreme e il materiale non si può cambiare. Quindi il perito fonico forense dovrebbe provare, perlomeno fare questo, estrapolare ciò che di volta in volta è utile alla polizia, al giudice o agli inquirenti o all'avvocato, se è un consulente tecnico di parte, eccetera, per capire che cosa succede in una registrazione di questo tipo sotto tanti punti di vista diversi, quindi sesso, età del parlatore. Di solito la maggior parte delle attività riguardano la profilazione del parlatore, quindi la voce. Scusa Sonia, scusa se ti interrompo un attimo, ma come si arriva a fare questo lavoro? Si arriva a fare questo lavoro oggi come oggi per passaparola, secondo me, per la maggior parte delle persone che fanno questa attività capita un po' per caso, perché vengono chiamati, perché non si trova nessuno che fa una certa cosa, allora non esistendo un albo, faccio un esempio, il poliziotto che si trova di fronte a in tempi stretti a dover mettere a posto e strappolare indizi da una registrazione ambientale chiede al GIP di turno di poter cercare un esperto che possa aiutarla a rimuovere il rumore. Poi dipende la sensibilità dipende un po' dai nuclei operativi, dipende dalle zone, dipende dagli avvocati, dipende da tante cose perché la situazione è frammentata. E quindi molte volte vengono ad esempio chiamati tecnici di studio musicale, cioè persone che sono esperte magari di restauro musicale o di mixaggio, uno che magari non hanno esperienza con la voce, però meglio che niente, insomma, si trova magari una persona di questo tipo. Adesso si sta un po' diffondendo questa dicitura di fonico forense, quindi magari è un po' più facile trovare in internet, se non li si conosce, degli esperti. Poi vedremo come valutarli, magari citiamo qualche fonte. Però la maggior parte arrivano a questo lavoro per curiosità, magari sono musicisti, magari persone che trascrivono, sanno che c'è questa necessità e si informano e chiedono, magari a volte capita anche a me, ah tu che fai ricerca in quest'ambito, ma ci sono dei corsi? La risposta è no, colgo l'occasione per dirlo, per il momento corsi specifici non ce ne sono. Ovviamente sarei io, l'ho studiata da sola, essendo ingegnere, però sarebbe necessario fare fonetica. Cioè, non basta essere ingegneri per poter fare un'analisi sociofonetica, cioè anzi, molte volte l'ingegnere si occupa di una parte di queste cose, quindi è sempre un po' complicato rispondere a questa domanda. Posso fare il mio esempio, ho iniziato a fare ricerca sulla voce in generale, perché poi lo faccio anche in ambito clinico, ma soprattutto ho iniziato col forense perché avevo seguito... Io ho un master di conservatorio in musica elettronica e una laurea in ingegneria. Avevo seguito a Padova un corso di restauro dell'ingegner Canazza, che non smetterò mai di ringraziare perché mi ha instradato comunque in un ambito difficoltoso ma molto interessante. Lui aveva lanciato un appello dicendo: vabbè, voi che studiate queste cose, fate anche fonetica, studiate anche la voce, perché c'è bisogno. Sappiate che però è molto difficile perché è tutto da costruire, e aveva veramente ragione, perché era almeno 10 anni che già l'ingegner Paoloni diceva che c'era bisogno di il professor Romito che facevano pubblicazioni per sensibilizzare eccetera. Siamo a 10 anni dopo e non è ancora cambiata la situazione, quindi sicuramente è difficile lavorare in quest'ambito, c'è tanta improvvisazione perché non ci sono regole. Quindi io iniziai per caso, perché mi instillò il dubbio, andai a informarmi, vidi che non c'era niente in Italia e alla fine cercai il modo per andare a York, all'università di York, dove c'è praticamente il gruppo guidato da da Peter French, Paul Foulkes, Watt e così via, e andai sostanzialmente dichiarandolo loro a prendere informazioni per portarle in Italia. Ho detto andiamo a rubare un po' di sapienza, a vedere come lavorano loro, che facevano in effetti non soltanto linguistica ma linguistica applicata al forense, perché avevano casi veri. Quindi mi sono fatta 3 mesi lì, sono tornata qui, però ecco, è stato un caso che io abbia anche potuto, abbia avuto la possibilità. Quindi in realtà l'appello è fate voi un corso qui di audio forense, che ci sarebbe bisogno. Sonia, le cose che ci stai raccontando sono veramente molto molto interessanti. Noi abbiamo altre cose da chiederti. Facciamo solo una piccola pausa. A tra poco.